Ciao a tutti, amici. Sono graficatrice, dopo tanto sto ritornando con un tutorial parlati, scusate. Questa volta volevo fare un tutorial di manipolazione, che solitamente sono molto lunghi, ecco perché non facevo la registrazione, però proviamo un esperimento, vediamo un po' se è possibile realizzare un tutorial di questo genere, appunto spiegando bene passo per passo con la voce come si fa. Quindi, prima di tutto, apriamo un file nuovo, 2300x1500 pixel, questo, e il colore mettiamo questo colorino qua, che è 395F83, ok? E cliccate crea, ecco il nostro file. Adesso con lo strumento sposta trasciniamo il file nel nostro lavoro che appunto abbiamo aperto nuovo, sbloccate la catenella e sistemate il cielo più o meno in questo modo. Facciamo un po'. Ok, ora applichiamo una maschera, ok, se vi ricordate, bianco scopre e nero copre, quindi vi posizionate sulla maschera, andate a settare lo strumento sfocatura e usate questo qua, deve essere nero e senza nessun altro colore. Ora, stando appunto sulla maschera, eliminiamo la parte sotto, ok? Che non ci serve, deve rimanere solo il cielo, così può andare. Allora, siccome il colore, come vedete, non è proprio preciso, preciso, allora facciamo così lo sfondo, lo lasciamo così, cliccate qui, fate tinta unita e selezionate, ecco, il colore del cielo, che in questo caso è questo colore qua. Questo serve per, come si dice, non mi viene la parola, per distribuire insomma bene, perché vedete che qua si nota ancora qualcosa sotto, quindi così in questo modo un po', ops, ho sbagliato, da giù a su, se devo tirare via il cielo da sopra al sotto, ok, qua ci siamo. Ora andiamo a prendere questo file che io ho nominato strada. Lo trasciniamo sul nostro lavoro, sembra piccolo, ma non lo è. Lo mettete sotto al file del cielo, se non si nota, però così non lo fate. Vedete, più o meno così, applicate. Qua abbiamo l'albero che non ci serve, quindi aggiungiamo sempre la maschera, sempre lo strumento sfumatura. E andiamo a tirare via l'albero. Quindi in questo caso faremo da sopra a sotto, in modo da eliminare l'albero che non ci serve. Ok? Ecco, così più o meno va bene. E qua ci siamo. Adesso ci posizioniamo, rimaniamo su questo livello, file, inserisci incorporato e andiamo a prendere questo cielo qua. Che va sopra, ovviamente, trascinando sopra, mettiamo più o meno qui, vediamo di scegliere una modalità fusione, direi luce soffuso. Qui vedete questo simbolo qui perché è un oggetto avanzato, quindi rasterizza livello. Applichiamo la maschera. Qua. E con il pennello, scusate se sentite le macchine, le moto, come spesso vi ricordate, io sono vicino alla strada, e andiamo a pulire, dopo appunto c'è la riga che non ci serve. Adesso io sto lasciando un'opacità alta perché la riga comunque deve sparire completamente, però poi dobbiamo abbassarla, perché il pennello puliamo un po', se no si nota troppo. Okay, quindi dopo, però noi dobbiamo essere bravi a fare un lavoro migliore,
passate l'opacità e date qualche picchiettino qui e lì, giusto per. Allora, poi se volete spostare il cielo più giù, lo mettete più giù. Io quasi quasi questo qua, doppio clic su questo e fate rifletto orizzontale. Sto cercando di capire dove metterlo meglio. Qui. Io lo metterei così. Ok, lasciatelo così. Guardate se si vede la riga da qualche parte. No, abbiamo cancellato bene, vedete? Non si vede nessuna riga. Al massimo possiamo sfumare ancora un pochino qui e magari qui e basta. Ok, ora vi posizionate sul cielo sotto. Allora, io faccio questo metodo, fa incorporato perché se voi notate non viene aggiunto qua, che poi bisogna andarla a cercare ed è un casino, viene aggiunto direttamente sul lavoro. Questo è da rasterizzare, quindi clic destro. Rasterizza il livello. Se fa ovviamente lo cancellate perché non serve. Ok, questo qua è da rimpicciolire. Selezionate la catenella, potrebbe essere rimpicciolito uguale, e lo posizioniamo pressapoco. Io direi di metterlo qua più o meno per ora, poi vediamo se dobbiamo rimpicciolirlo eventualmente o no. E teoricamente dovrebbe stare sì, più o meno sotto. Vabbè, così poi lo sistemiamo dopo. Comunque, adesso va bene così. Applicate la maschera, ok, e cancelliamo. Mettiamo l'opacità se ci vuole troppo. E cancelliamo i tagli, ovviamente. Adesso però lo facciamo sempre grande, cioè l'opacità massima. Lasciata a quasi 100, poi dopo però dobbiamo allora se si nota troppo deve essere abbastanza sfumato, vedete? Così in modo che si amalgama meglio. Ok, per questa è una città in lontananza tecnicamente, quindi non si dovrebbe vedere più di tanto, anche se possiamo provare anche a metterlo più sotto. Sì, allora lo mettiamo più sotto che è meglio, al massimo ci mettiamo sul cielo e lo puliamo un po' giusto per fare vedere appena appena la città. Ok? E questo è il primo passaggio, ci vediamo un po' qua, ma forse questa, no, va bene, ok. Ora arriva un passaggio un po' complicato e vedrete perché. Allora, dunque, questo qui. Ora la chiudiamo perché non ci occorre più. Questa pure. E questa anche. Ok? Voi vedete adesso qua non si aggiungerà più niente, sarà tutto incorporato quasi. Incorporato e andiamo a prendere questo palazzo. Inserisci. Ovviamente lo impicciniamo un po', non troppo. Ok? Qua c'è il solito oggetto avanzato, noi dobbiamo rasterizzarlo così possiamo cancellare il mio copy. E seleziona. Ora questo, perché è difficile un po', perché dobbiamo inclinarlo, quindi fate doppio clic su questo nodino e fate distorci. Ecco, questo è il lavoraccio. Allora, è un po' complicato da fare, perché comunque bisogna essere, diciamo, non precisi, ma insomma, deve sembrare proprio un palazzo laterale. Io direi di metterlo così. Secondo me va bene. Ok? Vedete che prende la forma un po' obliqua. Ok. Andiamo su. L'umidità e contrasto, lo scuriamo un po', tirate via la freccetta qua, se no scurite tutto, invece ne deve scuro sul palazzo, per ora. Ok? E qua ci siamo.
Ora, prima di fare tutto il palazzo, ci riposizioniamo sulla strada, sai, in corpora, e prendiamo, dovrei mettere tipo il muschio, no? Però non so se mettere questo o questo. Proviamo questo, vediamo che succede. Vado a fare prove, prove, esperimenti a go-go, perché sennò. Ok, lo ingrandiamo. Deve stare, sì, qui. Deve stare proprio qui. Anche qui doppio clic sul nodo e facciamo distorci. Dobbiamo fare in modo che sia sulla strada. Poi clic destro sull'immagine, fate inclina e incliniamo questa sorta di terriccio muschioso. Okay, di nuovo su distorci, deve proprio sembrare che aderisci sulla strada, se no non va bene. Ok, ma mettiamolo più o meno così per ora, tanto mi sa scala. Ok, distorci ancora, vediamo cosa succede, se ci piace o no. Sovrapponi, sì. Non è male, certo è un po' troppo, troppo acerino. Adesso un po' l'opacità. Applichiamo la maschera, anzi no, prima la stenziamo a livello. Applichiamo la maschera, pennello colore nero, aumentiamo un po' e andiamo a cancellare. Non proprio uguale, sbagliato. Abbassiamo l'opacità, invece vogliamo cancellare la riga prima di tutto. Ok? In questo modo. Cancellato un po' appena appena qui, tanto qua ci vanno i palazzi, quindi non si vede. Ok, penso che vada bene questo, non è male. Lo duplicate perché dobbiamo fare tutta la strada, giustamente. Lo scaliamo, quindi doppio clic sul nodo, lo scaliamo un po'. Ok, distorci, lo avvicino. Deve stare più giù, ok? Dovrebbe andare bene così. Falla venire. Mi sembra che vada bene. Qua abbiamo già la maschera, quindi non ci resta che cancellare dove non ci importa. Vale a dire qua. Un po' qui. Qui che si vede il taglio non ci piace. E anche qua, ovviamente, perché non si deve vedere. Ok? Vedete come si è amalgamato bene? Ok, ecco qua. Che barba queste macchine, mamma mia. Ok, qui ci siamo, andiamo a applicare l'altro palazzo. Quindi. Allora, aspettate che cambiamo, andiamo un po' di colore a questo palazzo qui. Quindi, bilanciamento colore, freccettina, facciamo un po'. Ecco, direi così, meno 14 più 19, che va benissimo. Ora, dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui, sempre col muschio. Quindi proviamo a vedere se anche qua ci piace il muschio o no. Ah, importa, perché vedete che ne ho più di uno, c'è questo e questo. Proviamo questo se sta bene al palazzo o meno. Io direi di girarlo così. Il palazzo è alto e cliccate col destro sull'immagine e fate crea maschera di ritaglio. Come vedete, aderisce al palazzo perfettamente. Rasteggiamo il livello, sovrapponi, non è male, però è troppo eccessivo. Allora possiamo anche applicare una maschera e magari tirare via un po' l'eccesso. Giusto per, perché sennò sembra veramente troppo verde. Ecco, magari così. Capite? Sì, secondo me va bene, dai. È un buon compromesso. Ok, qua ci siamo. Aggiungiamo l'altro palazzo, quindi file interpolato e andiamo a prendere questo palazzo qua, che ovviamente andremo a mettere a destra. Ah.
trasciniamo un po', ok, converti in oggetto la stenza, scusate, tiriamo via questo, cancelletto, deseleziona, doppio clic sul nodo, distorci, e anche qui, eh sì, bisogna fare questo lavoro qua molto impegnativo, un po' più piccolo però questo palazzo mi sa perché è un po' più lontano, quindi lo scaliamo un filino, non troppo, ok, distorsione, penso che vada bene, io direi che va bene così, ma sì, facciamolo così, ok, ops, cosa è successo qua? Sistemiamo, non so perché si è spostato, se l'ho fatto per sbaglio e non me ne sono accorta. Ok, anche qui. Allora, mettiamo la stessa luminosità, che è meno 106, quindi luminosità e contrasto, meno 106, ok, e vediamo di dargli la stessa, lo stesso colore, meno 14 più 19, sperando che sia uguale il colore iniziale. Allora, meno 14 più 19, bilanciamento, allora, meno 14 più 19, ok, insomma non è proprio uguale, forse questo va un po' più chiaro, vabbè lasciamolo così, dai. Ci va bene lo stesso, su. Ok. Anche qui applichiamo ovviamente il muschio. Cosa potete fare? Potete duplicarlo volendo e lo passate sopra di qua e fate crea maschera di dettaglio. Come vedete non dobbiamo fare meno lavoro, è già pronto. Ok, anche qua ci siamo e questi sono a posto. Ora sistemiamo la strada. Quindi per la strada ci posizioniamo esattamente qui, fine, incorporato, andiamo a mettere qualche buco. Non fate caso perché sono immagini enormi, però poi doppio clic su un nodo e fate inclino. No, prima distorci, prima distorciamo. Cosa ho fatto? Distorci, inclina. Distorci, devo fare. Okay, perché è un buco e deve andare su per terra. Ok, ok. Io direi di metterlo qui. Direi che faccio la crepa. Per sistemare questo fate moltiplica, moltiplica, basta, solo moltiplica. Allora, vediamo di fare in modo che sembra ok, qua però mi sembra che un po'. Ancora non ci stiamo, distorci un po', ok, dovrebbe andare abbastanza bene così, che dite? Sì, dai, ci sta, ci sta, mettiamolo qui, che bel buco che abbiamo fatto, importa incorporato e andiamo a prendere un altro crack, crack, anche questo piccolino, questo ci conviene ruotarlo. Schiacciate shift se volete che viene dritto perfetto, mentre lo girate. Allora, anche qua doppio clic e fate distorci e lo piazziamo dove c'è già una crepa, ma dove non c'è. Possiamo metterla qua, dove c'è il buco spostato. Facciamo moltiplica così già sappiamo come viene. Già è una bella copra, però non ce n'è neanche una, direi di metterla qua. Bella, mi piace la crepa, scala, c'è un po' più piccola, sì, perfetta, sembra fatta apposta, ok, un altro incorporato, un'altra crepa, questa qui, la impiccioliamo, questa la metteremo qua davanti probabilmente, doppio clic sul nodo, distorci, distorci serve per metterlo, vedete?
me lo mette sdraiato. Pronto. Mettiamola qui, secondo me è l'ideale. Vediamo, proviamo a moltiplicare. Sì, dai, ci sta, vediamo un po'. Colliniamola a quest'altra, vediamo. Perfetto. Metto una anche là in fondo, che dite? La duplichiamo, la mettiamo in fondo. Quindi la duplichiamo, la rimpiccioliamo. Ops, non c'è scala. E la mettiamo in fondo qua, però non ce n'è neanche una. Vai, là, così. Facciamo un po' di storci, così la facciamo un po' più piatta. Perfetto. Ok, la strada per noi è completa. Ok, adesso noi abbiamo questo cielo che è un po' blu. Direi di vedere se riusciamo un po' a... Intanto tirare via un po' di saturazione, farlo un po' più sul grigio, e poi dobbiamo fare un po' di bilanciamento, vediamo come viene, non so se viene. Deve essere un po' sul verde, ma non deve essere proprio verde, deve essere un verde scuro comunque. Quel verde lì così non mi piace. Io direi di lasciarla così. Più o meno. Sì, dai, secondo me va bene. Quindi dovete cambiare i mezzi toni, 17, 10, il ciano rosso non lo toccate e l'ombra 13 meno 1. Direi che va bene. Però dobbiamo anche scurirlo. Quindi luminosità e contrasto. Quindi andiamo a scurirlo. E già è più decente. Questo qui io lo lascerei così. Sì, dai, diciamo così. Ok. Allora, però è troppo azzurro, vero? Devo cambiarlo un po' anche qua. Togliamo via la saturazione, basta. Ecco che già è meglio. Lo scriviamo da qua. Ci sta. Così ci sta. Perfetto. Ovviamente dobbiamo anche scurire la strada, per forza di cose. Quindi ci mettiamo qui e anche qua luminosità e contrasto e scuriamo un po', dato che è una città post-apocalittica, deve essere un po' più buia. Allora, qui mi sembra che si veda un po'. Non è questo, il cielo è questo che si vede. Non neanche. Allora, spostiamo un po' questa città, la pensate proprio su. Ecco, adesso va molto 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 meglio. La città la possiamo lasciare così, tanto voglio dire, si vede veramente poco. Ok, adesso andiamo ad aggiungere qualche altro palazzo. Che c'è questo? Ne ho altri, però. Allora, che lo mettiamo di qua o di là? Questo è il dilemma. Allora, intanto, castizziamo. Secondo luogo, tiriamo via questo. E andiamo a vedere dove metterlo. Allora, ovviamente doppio clic. Ah sì, distorci. Ma no, sì, questo. Allora, vediamo un po' come fare. Questo dovrebbe andare da questa parte, di ma dobbiamo impicciolirlo, impicciolirlo, e deve andare dietro quest'altro. Quindi, tecnicamente, dobbiamo trascinarlo dietro qua. Ovviamente non va bene ancora così. Ci piace. Allora, deve essere un po' più dritto. Forse così. Non per niente. È completamente storto. Non è facile fare sta roba, eh.
che comunque deve anche essere in prospettiva giusta. Un po' difficile, l'ho fatto troppo piccola adesso. Allora, ecco, forse così, un po' più dentro, un po' più qua, un po' più stretto. Non so se ci piacerà, penso che sì, così va bene, secondo me così va bene. Dico di sì. Lo lasceremo così, va? Luminosità e contrasto, lo tiriamo un po', ok? Anche il colore, beh, lo sto a guardare lo stesso colore perché non avete visto quanto cambia in base al colore del palazzo, quindi facciamolo a caso, diciamo, ok? Bene, anche qui ci serve, dov'è? Lo duplichiamo, questo, e ce lo portiamo qui. Sì, perché me l'ha tirato via da lì? Ah, non l'ho duplicato. Stupido. Devo duplicarlo prima e poi trascinarlo. Invece l'ho trascinato senza duplicare. E lo mettiamo dietro questo qui. Ecco qua. Vedete? Ta-ta-ta-ta-ta, già pronto. Che bello. Lasciamolo pure così che va bene. Ok. Altro palazzo. Però qua mi sa che ne scelgo un altro perché quelli che ho non vanno bene. Adesso vedrete un po' di roba mia, ma non fateci caso, eh? Allora, un altro palazzo un po' più tridimensionale, forse questo. Quello là sul piatto, insomma, vediamo. E si apre. Portate pazienza. Ah, sì, sta bene, vedete che è tubato, quindi applichiamo la maschera. Stavolta vedete che non l'ho incorporato, l'ho portato qua perché volevo vedere com'era, però ci va bene. Quindi andiamo a trascinarlo qui. Allora, questo qua. Vado a pensare come metterlo perché non so. È così. Dunque. Storci, al solito, non piccione questa qua perché è in prospettiva, è bellissimo. Allora, questo qua io lo metterei proprio dietro qua, quindi dobbiamo trascinarlo qua dietro, giusto? Ok, così lo sistemiamo molto meglio. Allora, vediamo un po'. È un po' troppo piccolo, secondo me. Facciamo un po' più grande, no? Aspettate che prima lo sistemo e poi lo ingrandisco, eh. Se riusciamo a metterlo. Forse così già è messo bene, secondo me è già bene. Lo ingrandiamo appena appena perché non ha bisogno di essere molto ingrandito. Vi dico che va bene così, facciamolo così, luminosità e contrasto, oscuriamo un po', bilanciamento colore, spero che non mi si scarica la cuffia che poi non mi sentite più perché è da un po' che non la uso. Ok, anche qui duplichiamo un muschio quello che l'è e lo mettiamo qui. Messo il giusto? No, batteva qui. Ok, lo posizioniamo come preferiamo, lo lasciamo così. E qua la nostra palazzetta è andata. Allora, qui c'è qualcosa che non mi torna. Allora, intanto fai distorci. Vedo un po' boh, strano. Ecco, questo adesso è molto meglio. Sì. Ok, qui abbiamo il nostro primo scatafascio di case. Ok, adesso dobbiamo andare a mettere un po' di macerie, perché ci vogliono le macerie, insomma. Adesso, ecco, adesso devo tornare qua, devo andare qua. Le macerie. Allora, io metterei queste.
Allora, vediamo un po', perché qua bisogna. Allora, io metterei questo qua così per ora. Non so perché è troppo grande, secondo me. Piccioliamo. Non è che deve essere una montagna di macerie esagerato. Aspettate, mi fare la vedere la strada rotta. Allora, facciamo gli storci e lo facciamo un po' più così. Ok? Ora pastizziamo il livello, applichiamo la maschera, la dobbiamo invertire, quindi CTRI sulla maschera che diventa nera e diventa sparito, però noi col bianco facciamo magicamente apparire ciò che ci serve. Ok, vedete? Che ingegnosa questa cosa. Ovviamente adesso io faccio apparire anche cose che poi non mi servono, ma poi le cancello, quindi non è un problema. Allora noi facciamo apparire questo pezzo qua. Vediamo fin dove arrivo, ok. Ok, adesso prendiamo il nero e andiamo a cancellare dove non ci serve, come ad esempio qui, qui e qui, sono le case. Ok, diminuiamo l'opacità e andiamo a eliminare questo, perché proprio questo qua non ci va bene. Cioè, è un taglio e noi il taglio non ci piace. Un po' così, ok. Ovviamente è da scurire completamente perché è molto chiaro e suona. E poi ci va a mettere il nostro bellissimo muschio. Ok, ora andiamo. Ok, a prendere il muschio, però stavolta lo riprendiamo, perché ci serve così, lo avviciniamo un po', troppo, crea maschera di taglio, rasterizziamo il livello e facciamo un bel sovrappone. Ok, anche qua passiamo un po' l'opacità, poco poco. Applichiamo una maschera e andiamo a cancellare dove non ci interessa, lo vogliamo lasciare un po' così, insomma, molto più opaco e molto più grande il pennello. Un tocco di, ok? Così già va bene. Aspettate che c'è un po' appena qui, si vede troppo. E qua ci va bene così. Possiamo duplicarlo e aggiungerlo anche lì. Quindi cliccate questa immagine, poi con lo shift andate a cliccare queste altre due, in modo che duplicando, dato che sono collegate all'immagine quella lì, si duplica tutto quanto, compreso il muschio e compagnia bella. Ok? Ovviamente questo andrà dietro perché sta dietro qua. E lo metteremo magari, potremmo anche invertirlo, ecco, giusto per non far vedere che è lo stesso, insomma, no? Ci vediamo ancora un po' e lo mettiamo qua, ok? Dobbiamo fare di un po' di macerie anche di là, però. Quindi che fare? Proviamo a cambiare macerie. Incorporato. E andiamo a prendere tan, 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 tan. Tanto prendiamo questa e la metto là dietro. Sì, assolutamente. Ma direi che la posso mettere la parte opposta, di qua. Tipo qui così. Ovviamente non metterò il personaggio, sappiatelo. Vediamo, che succede. Sono tutte sperimentazioni queste. Allora, maschera, inverti maschera, CTRI, facciamo apparire quello che ci interessa. L'opacità la possiamo al massimo. Allora, noi facciamo apparire tutto, poi cancelliamo ovviamente, non ci serve perché giustamente.
possiamo, ok. Dunque, qua ci sono macerie, qua ci sono macerie, vediamo un po' perché non so se mi piace. Allora, non ci piace molto, ma devo essere sincera. Allora, facciamo un po' l'opacità, eliminiamo queste. C'è anche una persona in fondo, non ci serve. Ecco, sta lasciando la parete del genere. Preoccupate che poi non rimane così. Perché noi andiamo a mettere altre macerie. Ups, ho fatto qualcosa qua che ho tirato via ancora. Ah, ma non l'ho duplicato. Ah, santo cielo. Mi dimentico di duplicare. Trascino non si duplicare. Poi, tac. Sistemato. Ah, bene, 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 bene. Ok, l'ho rimesso. Aspettate perché l'avevo cancellato e riproponiamolo un po' qua. Qui. Non giusto, però non mi viene fuori niente. È questa, no? Ah, giusto, questa scena. Non replica. Va bene, qua vedo un taglio. Che è questa, giusto? Non è vero, ho detto una bugia. Ma questo è il taglio. Ok, correggiamo il taglio. Si nota anche tanto bene. Ah, ok, il massimo cielo in su qua. Ok, anche qua. Va bene, così ci sta bene. Anche qui la scala là, questa è giusto, sì. Aspettate, ho visto che qua l'abbiamo cancellato. Ok. Potremmo anche sistemarla un po', questa scala, girarla un po'. Quindi selezioniamo entrambi questi perché sono appunto collegati. Con la scala? Sì. E vediamo di sistemare una doppia clicca. Facciamo distorci un po', va? Ah, così, così. Ok. Aggiungiamo un po' di più, ok, va bene così. Luminosità e contrasto. Oddio, ho sbagliato. È uguale, però io mi trovo meglio con l'uso del contrasto. Andiamo a scurirla. E anche qui ovviamente duplichiamo. Si è scollegato. Lo duplichiamo e lo mettiamo alla scala. Alla scala, questa. Ce ne due qua. Da dove l'ho tirato fuori quello? Perché ce n'è uno in più? Ogni tanto. Ah, questo è là. E questo dovrebbe essere la scala, ma non fa fare. Ecco, vedete? Crea maschera di ritaglio, crea maschera di ritaglio. Cosa è successo? Ancora qua, si è tirato via. Ho capito perché. Perché? Dov'è il palazzo? Ah, eccolo qua. No, non l'ho capito. Perché me ne ha fatti due? Provo a tirare via un attimo. Ok. Però la scala perché non me la fa? Ho capito. Tiriamo via, lo facciamo noi. Incorporato, ci aspettiamo questo. Anche se non funziona, perché gira, shift per girarlo dritto bene. Facciamo distorci, distorciamo un po'. E proviamo.
Ora stendiamo e che la maschera di taglio adesso funziona. Sovrapponi. Perfetto. È perfetto. Schiariamo un pochino, di scrivere il nano nero che sta male. Forse devo spingere un po' di più la scala. Ok, ci sta, ci piace, ci piace, ci piace. Ora devo mettere un po' di rottami qui. Quindi, curato. Allora, potremmo mettere sempre questo, però stavolta mettendo le parti più grosse, cioè questa parte di qua, per non mettere sempre la stessa, no? Quindi faccio clic, distorci, lo storciamo, solleviamo, sì, viene giusto così, o devo spostare, sistemarlo, eh? Applichiamo maschera, CTR, la invertiamo e andiamo a vedere che cosa combiniamo. Opacità al 100%, andiamo a beccare il rottame qui prima. Ok, direi che così va bene, no? Ma questo è il continuo della strada, ma non possiamo farlo perché. Io direi di lasciarlo così. Poi è troppo. Adesso vediamo. Allora, usiamo il nero per cancellare questa parte che non ci serve. Abbassiamo di più l'opacità e prendiamo per distribuirla un po' meglio, insomma, no? Solo che faccio questo pezzo qui non mi piace, quindi io farei anche così. Tanto rastrizziamo. Io farei anche così. Taglierei un pezzo di qua. Esattamente così. Modifica, copia, uniti e incolla. Copiato gli elementi uniti e incollati, perché volevo solo questa parte qua. Ovviamente bisogna applicare la maschera perché sennò è un pasticcio. Allora, distorciamo un po'. Deve essere. Ecco. Ok, applichiamo la maschera e cancelliamo. Si vede il taglio, ovviamente, non si può vedere niente. Aspettate, lo distorcio anche qua. Distorci, non va bene così, deve stare così, così, più o meno, scaliamo un po', ma cioè nel senso ingrandiamo un po', tiriamo via il nodino perché sennò non ci possiamo fare come vogliamo noi. Non ci viene un pasticcio, perché se no la faccio la vuole. Non si distorce più. Facciamo altera. Ops, dove sta andando? Adesso sì, dai, così può andare. Continuiamo a cancellare. Vediamo che succede. Se non ci piace lo rifacciamo, ovviamente. Solo così ci vuole più tempo, per cui non è molto. Lasciare un po' così. Insomma, passiamo un po' di più, ingrandiamo un po' di più. Facciamo anche qua il giusto, così non cacciamo un po'. Non mi piace questo punto qua però tanto, mi fa impazzire, deve sembrare rotto.
Così non sembra rotto. Proviamo a ripristinarlo. Vedete che faremo qua. Aggiungiamo un po' di rovine qua, così almeno, beh, però cancello quel pezzo perché non va bene, faccio l'olio. Ok, mettiamo su questo, nero, opacità più bassa, lasciare così, o no? Anzi, potrei anche metterlo su. Ah, si sente meglio. Molto meglio, secondo me. Rimettiamo questa pietra. Ma perché non voglio fare il taglio? Allora, la pietra la devo rimettere, quindi mi metto un'opacità alta, se no non si vede. Vabbè. Vabbè. Passiamo. Ripristiniamo questo pezzo. Anche questo forse, no, qual è questo? Si vede la strada. Ok. Ah, sbagliato, sbagliato, sbagliato. Qual è? Perché qua lo devo ricomporre ancora, scusate. Ah, ok, adesso va bene. Ora è meglio. Dunque, qui l'ho cancellato, l'ho fatto in quel pezzo lì. Ah, ripristiniamo anche qua un po'. No? Ah, qua non c'è niente da ripristinare, devo dire. Per niente. Ok. Vabbè, insomma. Adesso vediamo un po', io direi però questo, questo, allora applichiamo qua, eliminiamo questi due perché tanto non sta tantissimo, se poi al massimo vediamo qualche errore cancelliamo. Ok, qua dobbiamo applicare anche qua la muffa lì, cos'è? Ah, questa qua. Ok. Qua deve essere molto di più, quindi stavolo fa due volte, perché sennò poi ingrandisco così. Si pixela e non mi piace. Ok, iniziamo a fare questo. Pastellizza. Ah, certo. La maschera di ritaglio, sovrapponi. Oddio, viene troppo chiaro però. Vabbè, non l'abbiamo scritto ancora. Non sta con il contrasto. Vedete, qua si vede quello, adesso lo sistemiamo, eh. Ok. Questo qui che si vede, quindi applichiamo la maschera qui e con la go con scusate il pennello e il colore nero andiamo a cancellare qua, si vede proprio veramente il taglio, eh? Ora però ci tocca duplicarlo anche qua. Ups. Allora faccio un pezzettino pure che non ci piace. Ok, adesso a posto. Lo dobbiamo duplicare. Che la devo mettere anche sopra, cioè di lato, scusate, volevo dire di lato, non so. Stendiamo qua, ok, questo lo prendiamo e lo spostiamo qui sopra,
invertiamo anche, modifica, trasforma, inverti, qui, così, va bene, penso di sì, vediamo dove, ok, qua finisce, così, ok, vediamo se si vede qualche taglio, non mi pare, abbiamo questo qui, ho cancellato tutto. No, mi sembra che l'ho cancellato qua tanto. Ripristiniamo il dente, ma non lo fare ripristinare, perché non lo fare ripristinare? Ah, c'è il nero e tu via. Col verde, ah, perché ho abbassato l'opacità di un bel po', va bene, ma così ci sta. Vedo un taglio qua, non capisco di che cos'è qua, almeno io vedo, sembra un taglio, vediamo un po' se è uno dei cose della strada, vediamo, infatti, immaginate. Rastizziamo, però non si può fare. Mi sembrava, infatti. Ok, va bene, adesso meglio, che dite? Sta venendo bene? Ok, adesso andiamo a mettere qualche alberello bruttino, bruttello. Quindi incorporato. Dov'è l'albero? Devo andarlo a recuperare. Devo andarlo a recuperare dove c'è tutti gli alberelli, non mi ricordo se è qua, quello brutto, strano, speriamo che lo trovo, speriamo che lo trovo, non mi ricordo dove l'ho messo, non mi ricordo qual era, un alberello un po' smortello, però qual era? Ah, io di solito metto tutti i fake che uso nella cartella del tutorial, però in questo caso evidentemente me lo sono completamente scordata. Allora, se non è qua, sarà dove c'è il gotico. Vedete, ci sono gli alberelli brutti brutelli. Le braccia, eccolo qua, questo è l'albero che ho usato. È molto bello questo. Allora, dunque, questo alberellino così carinello lo dobbiamo mettere, allora uno lo mettiamo qua, ok, sembra che ci stia molto bene, prendiamo la gomma, non troppo grande, con un po' di opacità io lo metterei a 42, arastezziamo se non ci fa far niente, andiamo a cancellare qua, si vede. Poi ne metterei, questo ci conviene aprirlo perché dobbiamo usarlo più volte e siccome le varie misure sono, quindi ci conviene aprirlo qua così lo usiamo quanto vogliamo. Ah, su, non mi fare scherzetti. Ok, prendiamo, lo spostiamo e lo mettiamo. È più grosso, vedete, quando si apre incorporato resta più grosso, più piccolo, cioè, scusate, non incorporato invece se l'aprite normalmente invece dimensioni grandi. Allora, questo qua lo voglio mettere dietro questo palazzo, quindi andiamo, scendi, qui? Nope, non è qua, è infatti dietro l'altro, che è questo, che ovviamente non lo lascerò così, si può vedere un po', lo incurviamo un pochino magari, ecco, io lo metterei qua così, tanto qua cancello la radice, non si vede, gomma, come prima, cancellato un po', là, vedete che non si nota molto più di niente, ora duplichiamo questo alberello, perché voglio sapere che cosa combino, lo mettiamo dentro quest'altro piccolo e
Sì, qua per esempio si mischia con l'altro. Lo mettiamo qua, non c'è bisogno di cancellare, non si vede. Lo riduplicate, lo voltate, lo rimpicciolite, lo piegate, lo vogliamo mettere qua, come se fosse il cortile dell'albero, facciamo altera, così lo mettiamo un po' bene qua, e poi magari spostiamo un po' i rami anche, vedete, ci sta. Va bene, vediamo se dobbiamo cancellare un po' che si vede. Questi qua li unite insieme, non ci sotto perché sembra un albero unico. E qua ci siamo, anche così non è male. Adesso non ci resta che tirare via tutti un po' la saturazione. Anzi, no, prima facciamo il contrasto, vediamo se poi serve la saturazione. Ok. Non l'abbiamo unito, ho sbagliato a unirlo. Che cavolo, l'ho unito all'altro. Ah, noi, che sei vero. Come per le mascherine. Ok, perché questo devo unirlo a questo. Mi sono unito lì, quindi unisci sotto qua. Ok. Luminous, vedete perché è difficile fare tutto con le manipolazioni. Prima di tutto, se già ce l'hai in mente, c'è tutti i materiali come ho fatto io, va bene, ma se devi scegliere man mano è un po' un casino. Cioè, devi scegliere il materiale, per essere sincero, io questo tutto l'avevo già fatto senza fare, senza essere parlato. Però, dall'altro albero ne manca uno, la piccolina, dove sta? Qua. E vi dirò che è un tutorial, almeno quello che ho fatto prima senza essere parlato, dura 2 ore. Questo qui vedremo adesso quanta durata di fare. Penso che così vada bene, non penso che devo tirare la saturazione, secondo me è ad hoc così. Ora, facciamo tutte ombre dopo, perché adesso devo capire bene come fare di nuovo, perché ho cambiato un po' di cose da quell'originale. Allora, incorporiamo e mettiamo le macchine brutte, rotte, scassate, che le ho salvate qua. Ovviamente queste immagini le ho già trovate prima, perché se no non passava più. Non mi passava più. Allora, io questa macchina quasi quasi la metterei qua. O no? Più grande, perché comunque è il primo piano. Dato che qua c'era quella parte lì che non ci piaceva molto, io la metterei qua. Ovviamente la scuriamo perché è proprio troppo chiara rispetto a tutto il resto. Direi di cambiare un po' la tonalità perché sembra gialla, però non deve sembrare neanche blu. No, fatto sbagliato. Devo fare la saturazione, non che qua, sono sempre. Ecco, già così la scuriamo anche qui un po', troppo. Così, io chiedo anche a voi al parere, perché giustamente. Rastrizziamo il livello, spostiamo un po' così. Ok, sembra che cade in un buco qua, infatti vedete, faremo quel discorso lì. Ok, facciamo l'ombra di questa macchina. Chi ha visto già i miei tutorial precedenti per le manipolazioni avrà già visto come si creano le ombre, almeno per ora. Cioè, nel senso che ho trovato questo metodo. Allora, fate ombra esterna, lasciate tutto com'è, nero, normale, eh? Fate ok. Poi su effetti col tasto destro crea livello. Come vedete, adesso si farà un livello dell'ombra. Vedete? Vi posizionate su questa, modifica, trasforma, distorci e dobbiamo fare così. Picciolisco, così abbiamo l'ombra della macchina perfetta. Ovviamente
non è che l'ho inventato io questa cosa, guardando altri tutorial ho imparato. Abbassate l'opacità di, non so, io faccio 51, poi aggiungete un livello col pennello nero, piccolo, non troppo grosso, l'opacità può andare bene così. Fate anche voi un po' di ombra così, perché sennò è troppo chiara la vostra. Ok? Ok, abbassate l'opacità un po'. Perfetto. Poi vedete qua, abbiamo l'ombra qua che non ci serve. Perché qua non si vede l'ombra, quindi prendiamo la gomma e la cancelliamo. Allora, questa qua io farei moltiplica. E se la passo troppo, si vede più. Vediamo di aggiungere ancora un po' più grande, il pennello un po' più grande. Ah, tutto nero qua sotto, quindi ci sta. Va bene? Sì, lasciamola così che va bene. Ok. E qua ci siamo. Direi che non è male, eh? Direi che proprio non è male. Ora prendiamo lo strumento squishy e magari lo scriviamo un po' così, perché questa è la parte buia, non si deve vedere, quindi cioè si vede ma poco. Con il pennello schema invece facciamo un po' chiaro, perché poi vedrete perché, e poi faremo un'altra cosa dopo, non adesso, perché adesso non è giusta. Ok, abbiamo un'altra macchina. Vediamo dove piazzarla. Questa qui è più lontana, quindi teoricamente dovrebbe andare dietro, dietro, dietro le macerie, vale a dire queste o le altre. Vediamo. Queste qui. No, mi sa che deve andare anche dietro questo. Appunto, la rimpiccioliamo, ma rimpiccioliamoci. È più lontana, quindi giustamente. La posso mettere anche là in fondo, a dire il vero. Ah, quella in fondo di là, ma deve essere molto piccola. Vediamo se va bene o è troppo piccola. Beh, teoricamente in prospettiva dovrebbe essere piccola là, quindi no. Ah, posso metterla qua volendo. Questo però qua rimane vuoto e non mi piace. Io penso che vada bene qua, secondo me. Deve essere più piccola e lontana, quindi sta con contrasto, ovviamente abbassiamo, abbassiamo parecchio, usiamo subito, non brucia, troppo grosso. No, capisce, non andare qua nulla. Stendiamo il livello. Ok. Io penso che vada bene a questa distanza, però mai dire mai. Dove va? Questo e questo. Sono un po' più qua. Anche qui faremo la nostra ombra, anche se non si vedrà molto perché è lontana, però crea maschera di ritaglio. Ok. Modifica. Trasforma, distorci, non è tanto da distorcere questa, dovrebbe stare più o meno così. Così, perché poi il nostro personaggio con la lanterna va, dovrebbe andare qua più o meno. Vabbè, adesso proviamo così, poi dopo veniamo. E la gomma. Cancelliamo un po'. Ok, lasciamola così che va bene. Ok, ora andiamo a prendere la signorina, che però anche qui bisogna vedere mo, dove metterla, perché nell'altra l'ho messa da un'altra parte, letteralmente.
ovviamente piccola, con la prospettiva giusta, la prossima attentatura andrà dietro la macchina, che è, ish, lo sta andando, vabbè, la macchina, qua, giusto, andiamo, sì, veniamo qua. Allora, come prospettiva mi sa che ci siamo. Devo trovare solo il posto giusto dove metterla. Io lì la metto qua. Qua in fondo, no? Penso che vada bene. Vediamo. Sì, qua dovrebbe andare bene. Restringiamo. Luminosità e contrasto, è troppo chiara. E la saturazione la spegniamo un po'. Ok, vabbè, adesso mi sembra che ci mandano molto piccola, però se avvicinate il lavoro originale, che è più o meno così, va bene, cioè non è troppo piccolo. Ok, pennello. Ok, c'è giustamente un po' di luce. Ok, ingrandiamola così vediamo bene da vicino. Adesso alla signorina va a fare l'ombra, giusto? Quindi mettete sulla ragazza. Ombra esterna, solito, crea livello, sopra va l'ombra, trasforma, distorci, però questa luce deve andare indietro, perché va indietro. Ok, facciamo modifica marionetta, perché sembra che qua ci sono le rocce. Giustamente, mettiamo un po' di punti a caso perché dobbiamo curvarla un po', giusto? Perché qua ci sono appunto le rocce. Ok, va bene così. Abbassato l'opacità. Ci vogliamo così. Con la gomma accendiamo appena appena il fondo qui. Leggendo l'ombra, poi nuovo livello, pennello nero, facciamo una piccola ombra anche sotto i piedi, qua è troppo bassa l'opacità, la gomma no, ok, già ci siamo. Ci sta, ci sta. Adesso ci mettiamo qua a livello nuovo e creiamo una lucina bianca. Lanterna, ovviamente. Ok, fa un po' di luce. Sovrapponi, no, scolora, facciamo scolora, livello nuovo, facciamo magari su un giallino molto chiaro, sovrapponi, abbassiamo un po' l'opacità e qua ci siamo. Adesso, siccome che lei ha la luce, deve essere più illuminata, giusto? Quindi vi mettete sulla fanciulla bella, che è questa, giusto? Sì. E fate ombra interna. Ombra interna, ovviamente non deve essere nero, ma deve essere colore che deve essere. Sovrapponi, vedete la luce di qua, ma noi dobbiamo girarla di qua perché deve andare da questo lato. Vedete, si vede bene? 2-2, l'opacità ci va bene così, è ok.
Addirittura, stessa cosa dobbiamo farla per la macchina, almeno questa perché ce l'ha davanti più o meno, più leggera, ma c'è anche lì la luce, che se la troviamo questa, quindi ombra interna. Ovviamente dobbiamo girarla di là perché la luce è di là, ma io non vedo niente, non si vede niente, si vede proprio appena appena. Così si vede troppo. Non si vede per niente. Allora, facciamo così, facciamo colore lineare, schema lineare, abbassiamo di, facciamo uno e uno e abbassiamo un po' l'opacità, non deve essere troppo luminoso. Appena appena. Però in questo caso, siccome ho messo anche la luminosità qua, che facciamo? La trasformiamo in livello, vedete che si è fatta con la gomma. Andiamo a cancellare qua che non ci serve la luce, adesso la luce ci serve solo qua sopra. Ok? E ci siamo. Stessa cosa gli alberi, adesso bisogna fare anche gli alberi, vedete, poi bisogna fare tutto man mano. Questa ragazza. Questo è uno degli alberi, questo qua per l'esattezza, ombra interna, dobbiamo girarla di qua perché la luce è di qui. Ok, abbassiamo l'opacità, magari, solo appena appena, e insomma. Ok, no, così è troppo. Uno. Uno. Vabbè, oh, scriviamo a mano perché qua così non viene uno. Ok. Anche qui trasformiamo il livello perché ci viene meglio fare il lavoro. E cancelliamo magari qua dietro. Ok? Vedete? Ok, quegli alberi là non so se bisogna fare, sono belli lontani. Magari lo facciamo più leggero, leggero, sono gli alberi. Ecco, lo facciamo leggero, leggero. Questo è sempre girato, abbassiamo molto l'opacità, appena appena, senza toccare nient'altro, questo idem. Però dobbiamo girarla, perché ce l'ha di qui la luce. Così va bene, appena appena. Poi prendiamo... Non so, questo qua che scurisce, andiamo a scurire un po' magari alcuni punti, così anche gli altri alberi. Sì, cioè, di solito faccio in questo modo, guardate, nuovo livello, sempre crea maschera di ritaglio, modifica, riempi, grigio 50%. Vedete che diventa grigio, poi fate sovrapponi, andate su appunto lo scurisci e scurite. Vedete che lavoro su questo livello, in caso che sbaglio lo tiro via, il problema non c'è. Però siccome che è futile farlo, allora non lo faccio oggi. Ok, qua ci siamo, penso che vada bene. Ora, ovviamente, dobbiamo mettere la luce per terra. Come è giusto che sia, quindi noi ci metteremo qua un livello nuovo, la luce già ce l'abbiamo, mettiamo il pennello così, lo stocchiamo appena appena, lo ingrandiamo un po' e facciamo la luce qua, giustamente c'è la luce, la lanterna fa luce, no? Sovrapponi e lo duplicate e magari abbassate un po' l'opacità perché è troppo acceso. Ok? E qua ci siamo. Ora, che fare? Io direi di abbassare ancora un po' qua, questo. Devo scurirlo ancora un po' perché è troppo chiaro in effetti. Poi possiamo fare. No, qui va bene. Ok, ora. Ok,
quando faccio una cosa la devo correggere. Dov'è l'albero? Questo qua. Dobbiamo metterlo un po' più giù. Usiamo le freccette per farlo scendere perché si vedeva troppo qui lassù. Ok, così ci siamo. E qua ci siamo, ci siamo. Adesso, in cima ai livelli, ovviamente, clicca, ok, incorporato e andiamo a mettere i corbacci, belli belli. Allora, prima mettiamo questi. Ovviamente, dobbiamo farli molto piccoli, perché questi volano lontano nel cielo, quindi là in fondo ci vanno bene. Ok, abbassiamo l'opacità perché appunto sono lontane e quindi poi anzi no, apri perché mi servono più di uno, mi ricordi questo? Date pazienza perché è un po' tra il programma di registrazione questo, allora mettiamo questi corvi. Quindi selezionate con il lato, ops, ho sbagliato, o quello che volete, insomma. E li trascinate sul lavoro. Qua esattamente. Li metteremo più o meno qua, ok? Che ci vanno bene. Filtro, sfocatura in movimento perché giustamente volano, come si deve vedere un po' che volano. Ok, le lasciamo così. Sono sì in primo piano, appunto si vedono così. Ok, ora andiamo a prendere l'altro cornaccio brutto che è questo. Prima di rimpicciolirlo, gli tiriamo via la saturazione perché è blu praticamente. Lo scoliamo proprio un po', 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 po'. Ora lo possiamo rimpicciolire, arastizziamo, rimpicciolisci, rimpicciolisci. Dove lo mettiamo? Sulla macchina? Io direi sì, beh, non è così grosso ovviamente. Io lo metterei proprio qua, vediamo come sta. Vabbè, è in primo piano, quindi bisogna essere un po' più grande, però lo potrei mettere anche qui. Dato che lei guarda da questa parte, direi di sì, facciamolo qua. Ora che sconfonda un po' con le macerie. Vediamo un po'. Eh sì, no, facciamo così, mettiamo sulla macchina, tanto lei sta guardando i corvi che volano. Quindi. Ok. Facciamo l'ombraccia del corvo, quindi solito discorso, ombra esterna, ok, crea livello, modifica, poi alla fine è sempre la stessa cosa, bisogna solo impararle e basta. Vedo se ho messo bene, pare di sì. Abbassiamo l'opacità, ombra. Continuiamo qui e qua ci siamo. Mettiamogli un po' di luce anche a lui, però perché sennò è troppo buio, non si vede niente. E la giriamo di là. Ci aumentiamo un po' perché è più vicino. E ci stiamo. Sta venendo bene, eh? Io sai cosa? Sposterei un po' la ragazza, mi sembra troppo in là. Quindi per spostare la signorina Bella dobbiamo selezionare tutte le sue cose, quindi le ombre, quindi questo, shift, selezionate tutti i suoi livelli dove abbiamo messo la maschera e tutte quelle cose, così spostiamo tutto insieme, lo sa un casino. Ah, giusto, devo selezionare anche le luci, eh sì, se no prendo male là, vedete che si sposta tutto così. Ok, ecco, mi sono dimenticata, devo spostare la luce per terra. Meno male che me ne sono accorta. Che è questa? Ya. Facciamo un po' più in qua. Perfetta, adesso mi piace molto, molto di più. Allora, essere sincero, non mi piacciono questi corvi qua in fondo. Non lo so, non mi dicono niente.
Sono queste. Io questi qua li cancellerei. Lo so, mi dite, ma così, lo so, ma proviamo a mettere. Come possiamo mettere questi qui? Magari. Vediamo se ci piace. Tanto sono in fondo, non sono quasi per niente, voglio dire, però. Prendiamo, trasciniamo qua in fondo, molto piccoli, molto piccoli, lo metterei qua, forse, e sovrapponi, abbassiamo, sembrano uguali, ma boh, preferisco questi. E qua ci siamo, ok? Sembra che vada bene, cosa ci manca allora? Giusto, so io cosa manca. Mancano gli alberi brutti, vale a dire questi. Ecco qua. Allora, intanto lo rimpicciolisco e lo piazzo qua. Uno. Anzi, no, qua. Questo qui lo mettiamo qua. Ok? Lo stizziamo, tiriamo via la saturazione completamente. No, scusa, solo questo. Li scurisco qua, sta a vedere poco. Gradino ancora un po'. Ok, va bene così. Lo duplico selezionando tutti e due, lo shift, ricordatevi. Poi faccio modifica, trasforma orizzontale, lo mettiamo qui. Però lo giriamo un po'. Potremmo metterlo anche così, tipo, o no? Ma così non ci dispiace. Ah, sì, dai. Io dico che va bene, qua si chiama alberello. Unità con tasso, scriviamo. 76, va bene. Vediamo questo. Fatto giusto. Adesso questi qua. Facciamo la sfocatura normale. Ok, uno e due. Dobbiamo rendere ancora un po' questa. Ci piace, dai. Non so se duplicarla, metterla anche qua, piccolino. Vediamo. Una D. Duplichiamo, lo rimpiccioliamo e lo piazziamo qua così. Magari lo sì, dai, facciamo un po'. Ma sì, lasciamolo così, no? Anche qui dobbiamo fare la luminosità contrasto. Scuriamo. Filtro sfocatura. Scusate, controllo sfocatura, io l'ho messo 3.6, che va bene. E poi abbiamo l'ultimo, questo, che ancora non abbiamo fatto la sfocatura, non abbiamo fatto la luminosità, contrasto. Ok, filtro, sfocatura, controllo, sfocatura. Ma questo non si è sfocato? Oh, insomma, ah, io ho messo la sfocatura qua, no, devo andare qua. Mi sa che anche dell'altro. Posso rimetterlo qua, l'ho messo là, vabbè, tengo qua. Filtro, sfocatura, ok, vedete un po' di ci piace. Ok, allora direi di spostare un po' i corvi però a questo punto, perché sennò siamo in mezzo alle balle qua. Sì, così va bene. Penso di sì, che vada bene, eh. Sì, diciamolo così, dai. Ok, adesso che fare?
Allora, adesso dobbiamo scurire ancora un po', ma non manca più niente. Fammi vedere quel cielo lì, se lo sposto un po' più su, che mi sembra meglio adesso. Questi sono insieme, giusto? Quindi questo e questo vanno selezionati insieme. Facciamo piuttosto così. Potrebbe andare bene, no? Facciamo un po' così perché sennò si sbilenca troppo. Sì, va bene, dai, mi piace. C'è questo corvo, questo qua lo cancello, questo corvo. Non l'avevo visto, ma c'è il corvo lì, non mi piace. Questo qua. Quindi prendo la gomma e lo elimino. Questo lo elimino. Ok, invece questo qua va bene. Sì, penso che vada bene. Allora, adesso che ci manca da fare? La sfocatura, sfumatura. Ovviamente non di questo colore, deve essere scuro. Molto più scuro. Ci vedo così anche. Ci va bene. Qui vado a zero, elimino. Ok. Mettete la sfocatura radiale inverti. E ovviamente no, così si sapeva ancora un po', ci sta bene, ok? Vi posizionate sulla maschera con il pennello grande, almeno 900, più o meno, l'opacità così e schiariamo, diciamo, non tutto ovviamente, queste parti qua che sono quelle più vicine, però. Da fare un'altra cosa, livello nuovo, abbassiamo l'opacità, facciamo un po' di luce qua. Suffusa non si vede, magari questo. Quindi questo. Ci va bene, dai. Direi che così va bene. Anche se io dietro vedo ancora troppo scuro, secondo me è questo cielo qua, forse lo devo scurire un po'. Vediamo, Ops. Questa qua è un po' perché è troppo grossa, secondo me, troppo luce. Ok, direi che così va bene. Penso che ci piace. Secondo me va bene così. Allora, col pennello abbassa un po'. Gli uccelli ancora non mi convincono. Scusate, ma io sono molto. Che sono questi? Li metto più su. Forse li sposterò qua. Penso che stanno meglio, non so dove metterli, non mi piacciono. Non metto qua, si vedono, non si vedono. Facciamoli qua, ma. Ci piace. Basta un po' di opacità appena appena. Proprio, no, non abbassa. Ok, adesso che fare? Adesso, ops, si è spostato. Allora fatto, seleziona, ops, seleziona tutto, modifica, copia elementi uniti, modifica, incolla, lo duplichiamo, andiamo a fare camera raw, cambiamo un po'
mettiamo un po' più, ecco, su così, che è molto carino, piace molto. Esposizione, riusciamo un po', le luci la mettiamo un po', la chiarezza, la textura. No, la saturazione ci va bene, vedete? Tac, tac, l'abbiamo subito un po'. Ora duplicate questo livello ancora, fatemi il nick, che io lo uso tantissimo il nick. Ovviamente la manipolazione è fatta con Photoshop 64 bit, non quella 32, perché a 32 mi si palla. E facciamo Freelance Worm. Potete fare un verso di qua, un verso di qua, come preferite. Io farei sul giallo, però, dato che ci sono questi riflessi in giallo. Aggiungiamo cross processing. Vedete qua ci sono aree troppo verde, troppo blu, così un po' grigio, un po', forse va bene, questo è troppo giallo, però si può mettere abbassando l'intensità. Vedete se ne faccio così si vede proprio appena appena, siamo ancora un po' là. Ok, le ombre, sto qua, schiarisce un casino, alte luci, scurisce, lasciamolo così com'è. E aggiungiamo anche il glove, ma proprio una roba pizzicata, non vogliamo troppo. E fatto ok, aspettiamo che si applica il filtro, vediamo come è venuto. Vedete che sta un po' proprio, sembra proprio cacciata sto cuore. Ok, voglio provare a mettere il filtro fotografico, vediamo che succede. Ci sta. Ci sta molto, abbassiamo appena appena l'opacità. Ok, anche qui adesso riselezionate tutto, modifica copia vita, modifica incolla, luce lineare, filtro alto, centro passaggio. Vedete qua come si accentuano appena appena le parti che ci interessano, si vede bene. 6 va bene. Adesso metto la mia firma e abbiamo finito. Eccoci, abbiamo finito. Questo è il risultato, spero che il tutorial vi sia piaciuto, non so quanto è durato, penso che sia abbastanza lungo. Posso fare tutorial così quando non c'è nessuno, non si sentono parlare i figli, però vedremo. Vi saluto, a presto, ciao!